Ciao a tutti amici del Branco dei Generi, io sono Noah e siamo tornati su Planet Zoo. Nello scorso video abbiamo costruito la giungla per tapiri, formichieri e cebi cappuccino. In questo episodio ho intenzione di costruire una zona nuova, ovvero la baia delle testuggini. Come al solito vi invito a lasciare un commento, mi piace, iscrivervi al canale, ditemi cosa ne pensate di questa serie, di questi habitat e tutto il resto. Mentre costruisco parto a salutare i nostri carissimi iscritti, ovvero voi. Saluto Andrea Monticelli Cuggio, Andrea Bernardi, Donato Sannino, Antonino Merrina, Cosimo Montelatici, Ale Caudale 2000, Ale Antelmi, Axel, Alessandro Vivolo, Gio 2856, Alessandro Faccio, Tigre Alfa, Iota 76, TV, Adoro gli Animali 09, Doriano FRZ, Electro Gamer Play, Franco Ferrarese, Enzo Flog VGF, Subzer, Ryan King of Brautis Wild Dress, Elia Martinelli, Giada Galasso, Katia Mezzadri, Frank Virgo, Rica Olaru, anche Riccardo Fratini e anche Aurora Fratini. Mi raccomando, se ho dimenticato qualcuno o volete aggiungervi alla lista, basta dirlo nei commenti e per me sarà un piacere salutarvi. La zona voglio farla semplice, perché comunque se sono testuggini non servono particolari cure, però voglio farla bene. La facciamo qui vicino ai lama e penso di fare una zona con un ponticello rialzato, magari passa nell'habitat, tanto potrei farlo anche visitabile, ma mi dispiace magari per lo stress, per le tartarughe e tutto il resto. Però comunque voglio fare l'habitat un po' diverso dal solito, voglio utilizzare questi muretti o staccionate, come preferite, di bambù. Poi dopo basta che ci piazzo sopra il recinto invisibile, va bene, potete usare qualsiasi cosa se l'animale non riesce a scavalcarlo o a saltarlo, va bene. Infatti userò questi, secondo me è un'idea che può essere carina. Questo video non sarà lunghissimo perché la tartaruga non è che richieda ste grandi cure né tantomeno sto grande habitat. Sarà un video semplice, breve, magari provo a allungare il brodo, magari mettendo qualche stand, qualche chioschetto, qualsiasi cosa. E vabbè. Comunque YouTube mi sa che è buggato, perché mi sono arrivati 1402 iscritti, si è scesi non so, sarà un bug. Magari quando vedete voi il video l'ho già risolto, non lo so. E vabbè, cioè per carità, non è nulla di grave. Però sapete, ho appena raggiunto questo piccolo traguardo. Mettiamo dentro le testuggini, va? E non a dire di mettere i chioschetti qui in parte. Ok, già un paio già ci sono. Hanno anche dei bei colori. Comunque a me piace un sacco sta zona qua sudamericana. Il prossimo DLC facilmente sarà o qui o in Oceania, anche se spero all'Africa io. Però vabbè. Ok, sono arrivate le nostre amiche. Iniziamo a sistemargli un po' il terreno. Su Zoo Empire ricordo era una bella rottura sistemare il terreno agli animali. Poi un po' anch'io cercavo sempre di fare le cose precise, perfette e tutto. E ho capito che facendo così era impossibile. Sì, gli animali rompivalle come su Zoo Empire non credo ce ne siano. Per quanto, beh, dipende anche. Ce ne saranno anche di giochi in cui gli animali sono più rompivalle. Comunque, nulla. Mi sembra carina come sta venendo questa piccola baia. Poi baia sia quella vicino al mare. Vabbè, non è il mare, sarà un laghetto. Però mi sembra accogliente come habitat. Magari lo faccio anche un pochetto più grande, perché le tartarughe le ho già tenute, le testuggini si riproducono tantissimo. Poi comunque non so se avete fatto caso, ogni volta che metto uno specchio d'acqua ci metto dentro le paperelle. Speriamo arrivino anche quelle vere un giorno, ma non dico le anatre. Qualsiasi uccello acquatico andrebbe bene, anzi meglio qualche uccello esotico, perché sono troppo pochi, dai. Però sì, la varietà c'è come animali, però come uccelli proprio no, sono un po' scarsi. Voi cosa vorreste vedere nel gioco? Beh, sì, alcuni di voi me l'hanno detto, poi volevo dedicarci un video anch'io, ma non lo so, poi magari vi rompete. Comunque qua metto dell'altra acqua, non così tanta magari, così diventa una baia nel vero senso della parola. Speriamo che lo zoo basti per tutti gli animali, perché c'ho tanti di quegli animali che voglio mettere. E vabbè, un po' di sabbia e ci siamo. Qualche piantina. Adesso le mettiamo, ok, le palme, sì.
poi dopo voglio assolutamente fare una cascata. E qua al confine del recinto possiamo usare le rocce, dato che non le scavalca, né gli animali sono visibili anche con le rocce. Facciamo un po' tutto il perimetro. Forse era meglio se le giravo. Vabbè, non cambia tanto. Altri animali, vabbè. Io penso che nella zona sudamericana, finché non aggiungono altri animali, per ora metterò solo il giaguaro. Sì, perché se metto i caimani occupa solo spazio, perché ci sono già gli alligatori e quei coccodrilli non voglio esagerare, dato che ci sono fin troppi animali e fin troppo poco spazio. Cioè non è che sono troppi gli animali, ma dico gli animali sono tanti e lo spazio è poco. E per quanto riguarda il rettilario, boh, non è che mi piacciono tanto le teche. Cioè se potevo metterli liberi, ok, ma così proprio no. Comunque questa qua è una tecnica, se volete fare le cascate grandi e precise funziona molto bene, dovrei usarla più spesso anch'io. Ok, ciao lama che stava passando, hashtag ciao lama. Facciamo una cascatella un po' muschiata, ste rocce si hanno un po' di, non so se è muschio o altra roba sopra, e spero arrivino i marà e capibara da mettere nella zona sudamericana oltre ai pappagalli, ma quello penso che tutti li vorremmo. Anche magari potamocere gli ottocioni, quelli assolutamente sono meravigliosi. Io direi che il video termina qua, mi spiace che sia durato così poco, ne farò di più lunghi, il prossimo ad esempio con i giaguari sarà più lungo. Ci vediamo in un prossimo video da Nomaster Rhino e le amiche testuggini, che ho dovuto velocizzare, sennò vi addormentavate, è tutto, ciao!